come mettere in pratica tutto quello che abbiamo visto e studiato finora, inizialmente usando dei semplici tappeti, quindi un accordo solo, e vediamo cosa possiamo fare. Questo è un Mi maggiore. Prendendo una semplicissima base, con un accordo appunto maggiore, intanto sentiamo la sonorità che ha questo, molto allegra. E prendiamo un intervallo, partiamo dalla terza ad esempio, e proviamo a costruirci qualcosa, invece di fare appunto degli esercizi meccanici e ripetitivi. Se io vario la durata delle note, la disposizione, la dinamica, le posizioni, l'ottave e quant'altro, a quel punto non è più un esercizio, ma è musica. Vediamo qualche esempio. Mi maggiore, quindi. L'altro consiglio che vi do è alternare le sequenze intervallari, quindi dei pattern, a delle linee più chiamiamole dirette, più melodiche. Su un Mi minore invece. Sentite, cambia totalmente il sound dell'accordo. Terze.
Vario. Quinte. Quindi troverete tutto insieme al PDF, anche tutte le backing tracks, tracks e su tutte le tonalità, tutti gli accordi, quindi potete scaricare tutto gratuitamente. Vi chiedo solo la cortesia, se avete apprezzato queste lezioni, mettere un mi piace, magari iscrivervi al mio canale YouTube, aiutandomi un po' nel mio piccolo a crescere. Grazie a tutti, alla prossima.